Bisciolina. Mazzo, 2 minuti di caricamento, ok. Ed eccoci tornati finalmente direttamente da Milano, l'arena di Milano per questo terzo quarto della Mountain Bad Guy Tag League. Fanno il loro ingresso sul ring con due grossi martelli. Garaldivia. Drop train. Vediamo, eccoli. Minacciosi. Guardo minaccioso. Selvakava Clan. At a combined weight of 432 pounds, Paul Fisher Paul and Fisher the White Wolf, White Wolf. The New Passano i martelli. Day. Si avvicinano al ring. Byron, what can we expect to see from these two teams here tonight? Michael, I fully expect to see these two Stasera si teams put on scontreranno an due absolute team a clinic in questo è tag team il primo. competition. Selvakava That's Clan, how good ricordiamo, these White teams Wolf, are. Garaldivia e Drug Train del Mountain Bugger. Adesso vedremo anche gli sfidanti.
attenzione, i signori del calcio, calcio moderno, the Golden Boys, con Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Guys, we have a big time tag team match coming up here. A big time match with big time stakes, Michael. Neither one of these superstars can afford a loss right now. Barcellona. Un ingresso decisamente più movimentato questo. Scambiano le ultime informazioni, comincerà Truck Train contro Leo Messi. Here we go, guys. Tag team action is underway. These guys are undoubtedly going to give us a show. Intanto ricordiamo l'esito dei primi due quarti con i Pass Bot, Pass and Bot con Capitan Pass e Optimus Prime. Passo il turno e poi hanno passo il turno Engineer Man e come si chiamava quello che stava buono? Vabbè, comunque. Cominciano a darsi di santa ragione. Ah sì, era Luigi Di Maio. Into the tie-up they go, but who's gonna end up with the upper hand? Subito Drag Train che ha il sopravvento sul piccolo Messi, colpo violento al volto. Cioè, qui c'è una differenza di stazza impressionante. Ancora Leo Messi si tuffa con i tre danni, ma cambia direzione Drag Train. Lo stand, attenzione, sta per attaccarlo. No, cambia idea, quindi c'è un tag. Cristiano Ronaldo, colpo violentissimo, reagisce però Ronaldo, dura poco perché la rabbia e l'odio profondo di Dark Train. Attenzione però, salta l'avversario e non in termini calcistico, intanto colpo, un gancio violentissimo, Dark Train al terreno. Here he goes. DDT! E ancora! This could be the turning point, Cole. Secondo attacco. Quindi abbiamo visto Drag Train prima stendere più volte a torpedo Lionel Messi, ma le cose sono cambiate con il verso di Ronaldo che già prova a concludere l'incontro. Mancato pochissimo. Mancato veramente poco. Stava per terminare immediatamente. Reagisce Drag Train. Tutto all'angolo, forse chiamerà subito un tag. Eccolo, primo tag. In the finals, con garantia delle passo di Drag Train, ma non va bene. Ronaldo sa difendersi. Adesso vicino all'angolo. There was a lot on the line in the tag team tournament finals. The Usos wanted to add another tag team title reign to the resume and enjoyed the recognition of being the first ever SmackDown tag team champions. The team of Rhino and Heath Slater. Garantia sembra essere un po' più in difficoltà. Slater at extra motivation che si è comportato bene, ma adesso reagisce. Qui la differenza di stazza si fa vedere. Everything well in hand, but Rhino and Heath Slater refuse to lose. Ginocchiata al volto, in difficoltà Garantiria, an unlikely tag team to the first ever SmackDown tag team champions. Ancora. Never say never in WWE is absolutely right. He's making a statement here with this attack. Sembrava più facile questo incontro, addirittura lo solleva. Fatto violentissimo, Garantiria a terra. Prova a chiudere l'incontro Messi. He goes for the cover. Uno, due. Non troppo presto, non ancora, non ancora, dice Garantiria. Che adesso reagisce. Look out, he's almost there. Tema il tag al volo. Entra Ronaldo. Colpo violento. Abito comincia a contare. Tanto Garantiria spinge Ronaldo verso l'esterno del palco. Tutto lo mette sugli spalti fuori, colpo la testa. Adesso si mette male per Ronaldo.
sta strozzando. Grande reazione. Adesso se la sta prendendo con tanta violenza. Ronaldo inerme al centro del ring. Mi sembra stanco da una serie, una combinazione di colpi. He's going for the pin. In a standard tag team match, one competitor is in the ring against an opponent, and their teammate is in their corner standing on the ring. I should also point out that he's fighting back here. I expected nothing less, Cole. Intanto succede di tutto sul ring. C'è ben tre persone stese per terra. Manca Messi per poco. Not today. Non oggi, dice Ronaldo. Un altro colpo violento. Questo solleva Garantidibia. Dovrà spingere verso il bordo, per l'angolo, per chiamare un tag con Messi. Il solito colpo, spaccata, gomitata sull'osso sacro, fa male. Sono problemi per Garantidibia, ma reagisce, butta a terra Messi. Geralt va all'angolo, chiama il tag, entra sul ring. Drag Train, che ha avuto finora sempre la meglio su Messi, è butto a terra. Ancora un colpo violento, si appende alle corde Messi, viene trascinato adesso da Dark Train, che prova a chiudere l'incontro. Eccolo, uno, due, reagisce Messi. È un altro quarto di finale interessante. Botta e risposta, solleva Dark Train come fosse un sacco di patate, prova a buttarlo fuori, invece si appoggia sul bordo, sull'angolo. To getting out of control for him. This is not the time to be a hero. To keep this match from slipping away, he needs to get his partner in there and take a break. Vicino all'angolo ed è un attacco in combinazione. Taggo Ronaldo e Messi. Fotocopia di quello di prima. Ancora violenta. Look out. Looking for a repeat. Attenzione, il train si divincola. Terra Ronaldo. Deve sperare un altro dei suoi attacchi violenti. Eccolo. Il pugno con tutta la rabbia che c'è in corpo. Adesso prova a chiudere l'incontro. Messi interviene e giustamente Garantidibia non se lo fa dire due volte, approfitta le distrazioni di Messi, lo butta giù. Qui ci sono delle possibilità, ma Ronaldo reagisce. Pensa immediatamente per il train dopo quel doppio colpo ricevuto. Sa incassare bene, però attenzione, la furia di Ronaldo. Dark Train in difficoltà. Attenzione a Dark Train. Attenzione a Dark Train in difficoltà. Reagisce. Colpo di scena. Siamo ancora al punto d'inizio. Lo butta verso l'angolo. Chiamerà sicuramente un tag. Eccolo. Grande combinazione. Una sequenza di mosse violentissime. Ronaldo in difficoltà. Bocca aperta, riusciamo appena a respirare. Un'altra combinazione di colpi. Qui la vedo brutta per Ronaldo. Prova a chiudere l'incontro. Messi è fuori dal ring. Uno, due. Mancato pochissimo. Mancato veramente poco. Ancora boom, colpo a livello schiena. Cosa sta facendo Garat? Uscendo dal ring, sembrava voler fare qualcosa di complicato, invece continua con l'approccio, una serie di colpi violenti. Ancora colpisce la testa, l'ultimo colpo fa sanguinare Ronaldo. Prova la conclusione. Uno, due, tre. No, incredibile, all'ultimo. Ronaldo sembra essere veramente tramortito da questa serie di colpi. Vediamo se reagisce. Lo fa a terra, sfruttando una leva contro il ginocchio di Garantidibia, che adesso è a terra. Attenzione a Ronaldo. Colpo violento al braccio. Adesso la gola, ancora in petto. Entra il Rack Train. Garat è molto stanco. E questo colpo, attenzione, rischia tantissimo. Great job escaping, trying to turn this thing around. Non vince.
la differenza fisica si fa vedere, vero che c'è qualcosa in più rispetto al campione portoghese, che adesso rimane letteralmente spiaccicato a terra, sembra un tappeto. Trascina a bordo ring, forse uno cosa decide di fare, si alza lentamente, certo, rimane a guardare, entra Messi, Ronaldo non ce la fa praticamente più, anche Messi scordinatissimo in questo attacco, ne approfitta per Archibia. Male direzione dell'Argentino, non basta, Gerrard straripante, adesso continua, piccolo Messi, è una serie di colpi violentissima questa, ma è stanco, Gerrard è stanchissimo, non riesce a concludere, entra Ronaldo con una combo, ecco l'attacco in tag. Siamo a uno stallo. Adesso Ronaldo si lava sulle spalle, Gerrard Piqué a terra. Attenzione, potrebbe essere il momento buono per chiudere. Ecco, uno, due, e si salva. L'ultimo istante, due e mezzo. Incredulo Ronaldo che continua a inserire su Gerrard Piqué. Ormai è alla frutta. Se Gerrard Piqué non chiede un cambio, potrebbe non farcela. Per cui spiega la testa, dovrebbe entrare per chiudere l'incontro. Non lo accontenta Gerrard, continua ad attaccare. Però attenzione, potrebbe essere una cosa rischiosa questa. Tanto pecorizza letteralmente Ronaldo, lo solleva come un tavolino e poi all'indietro, uno, due, adesso in azione per bloccare un potenziale intervento di Messi, ma ancora si continua la reazione di Ronaldo, eccolo, adesso prova a chiudere, uno, due, ancora la reazione di Gerrard Piqué, che a mio avviso dovrebbe chiedere il cambio, altrimenti sono cazzi. La sua seconda corda, si lancia e colpisce in pieno volto Gerrard Piqué, che si trascina per cercare l'intervento di Drug Train, forse è tardi, uno, due, ancora. Sembra avere energie infinite un lupo bianco, ma Ronaldo continua ad attaccarlo. Questa sorpresa, una serie di controcolpi, taglio al volo, e qui siamo forse allo scontro finale, subito Ronaldo sale, ma Drug Train si butta all'esterno del ring. Ronaldo è costretto a scendere dalle corde, forse anche a scendere dal ring. Continua lo scontro, intanto c'è Gerrard Piqué a terra. Drug Train trascina Ronaldo, che reagisce. Lo scontro si sta spostando letteralmente dal ring. Il finale epico, ancora Drug Train. Passeggia letteralmente sul ventre di Ronaldo, che si alza però di scatto. Ma ancora una reazione di Drug Train, seguita da una reazione a sua volta di Ronaldo. Attenzione! Attenzione! La reazione, ma che scontro qui, che scontro. Drug Train infierisce, colpo violentissimo questo. Abito continua a contare, devono tornare sul ring. E c'è la squalifica. Siamo senza parole, c'è una squalifica. Non ci crede nessuno. Praticamente Drug Train
ha insistito troppo a combattere fuori dal ring, e quando si tratta di tornare sul ring allo scadere, il concorrente che tocca per primo il ring è salvo, e quello che rimane all'esterno è squalificato. Nessuno è d'accordo qui, nessuno è d'accordo. Golden Ball passano. Sembrava clan. Vediamo l'incontro in pugno proprio verso la fine. Non riescono a concretizzare. Un cavillo legale di questo scontro favorisce Golden Ball. Nessuno è d'accordo. Andate a fare in culo. Incredibile. Che coglioni tutti e due. Due coglioni. Passano i Golden Ball e se la vedranno con i vincitori del prossimo scontro, The Russian Combo e Mortal Kombat Clan. Fuori a sorpresa se vagava Clan, incredibile. Si va avanti con Russian Boy Vladimir Putin contro i due personaggi di Mortal Kombat. Ma si può, Paolo, ma si può. Non so chi sta guardando la partita qua, ma Russian Boy e Vladimir Putin. Ciao Danny. Comunque, veramente, se vagava Clan, delusione totale. Hanno perso per squalifica, cioè, non si può. Non si può. Tutti stavano aspettando una semifinale tra Dark Train e il Dart, ma questa non potrà avvenire, perché se vagava Clan hanno fatto praticamente di tutto per perdere, anziché, nonostante avevano il match in pugno. Schiappe totali, dicono. E intanto Vladimir Putin e Russian Boy possono rappresentare la speranza per poi incontrare Golden Ball in semifinale. Lo scontro è stato equilibratissimo. C'era sempre quel margine di vantaggio dei Sevagava Clan che non hanno mai approfittato, non hanno mai chiuso veramente l'incontro. Nessuno li ha mai visti combattere in coppia, Scorpion e Sub-Zero. Quindi potrebbe essere una sorpresa. Intanto vi ricordo che il vincitore del torneo si sfiderà con la coppia con Mountain Ball Guy. Siamo sempre a Milano. Stanno per fare il loro ingresso, eccolo. Russian Boy con un microfono. Vediamo cosa sta per dire Russian Boy. Cosa sta per dire? Abbiamo dei problemi di comunicazione. Comunque sembra che stia per presentare il suo. Eh sì, è lui. Sì, si bloccavano tutto quanto l'estate, c'era la rivolta. Sì, già in estate, solo sai, purtroppo ho cambiato. Ecco, Vladimir Putin. Vladimir Putin presentato in modo alternativo da Russian Boy con The Russian Combo. Sentiamo la scena, conosciamo bene questa presentazione, andiamo avanti. Ecco che fanno il loro ingresso gli sfidanti. Direttamente da Mortal Kombat e direttamente dall'inferno, Scorpion. Hanno scelto di entrare separatamente. Occhio alle fatality di Scorpion. Andiamo avanti. Entra adesso Sub-Zero. Vediamo cosa cosa presenta. Ok,
Okay, una presentazione decisamente più sobria, quella di Sub-Zero. Si avvia allo scontro. Sub-Zero, Scorpion, Mortal Kombat Team, eccoli. Gli abiti classici. Il primo Mortal Kombat, subito Russian Boy, e viene scaraventato da Scorpion. When I think of tag teams that can make a major impact on today's WWE, sei di colpi. I absolutely think of these two teams. E all'indietro. Russian Boy subito in difficoltà. Now the old vicious head crank. Look at the torque. Ancora. Oh, that'll mess up the neck. Russian Boy sembra avere controllo dell'incontro adesso. Così è denudato Vladimir Putin. No, ma non se lo fa dire due volte Scorpion adesso. Assisteremo forse al primo tag, ecco. Primo attacco in combinazione. Sub-Zero, più agile di Scorpion, meno forte ma più agile. Se dovrà sollevare Russian Boy, si dimena e viene buttato all'indietro. Incita il suo adepto Vladimir Putin. Sub-Zero sembra essere nettamente in vantaggio rispetto a un Russian Boy. Sembra più che un... sembra essere un elettrodomestico abbandonato nella discarica. Inerme, a terra, Sub-Zero. Continua. Applaude, Scorpion. Ma reagisce. Finalmente, Russian Boy fa vedere il suo talento. Vediamo quanto durerà. Fa rivelare Sub-Zero. Ancora. Attenzione. Ottimo, forse chiederà subito il cambio. Ma sta lì, controlla i movimenti di Sub-Zero che si rialza. Lo afferra. Ancora, violentissimo questa volta. Prova la chiusura. È troppo presto, è impossibile. Non è una sorpresa che Sub-Zero si sia liberato. Oh, continua, continua ancora Russian Boy. Adesso viene spaventato a terra. La reazione di Sub-Zero, vediamo che cosa si inventerà. Lancia per cercare un attacco in combinazione. Si concretizza in questo modo. Fatality. Eccolo. Boom. Mamma mia. Male, 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 male Russian Boy. Che reagisce. Una presa delle gambe, scaraventa Scorpion, chiama subito in campo Vladimir Putin, incazzatissimo come sempre. Reazione di Scorpion, potenza contro potenza, agilità contro agilità, cazzimma contro cazzimma. Ancora Vladimir poi a terra. Molto violento questo discorso. Vediamo come reagisce. Si alza a fatica Vladimir Putin. Colpo violentissimo, chiusura immediata. Uno, due. Vladimir Putin quasi colpo di sorpresa da Scorpio. Continua ad attaccarlo con dei colpi violentissimi. Esulta. Esulta. Gasa. Ancora un altro attacco al volto. Putin in difficoltà, cerca di trascinarsi, questo si rialza, reagisce. Avvicina, è meglio giocarsela sempre nei pressi del proprio angolo. Ora la reazione, Scorpion. When this guy's on, look out. Going for broke. Cosa sta facendo Scorpion? Stava caricando un colpo segreto, ma Putin riesce immediatamente a bloccarlo e reagire.
Sale sulla seconda corda. Eccolo qui. Attacco aereo. Stevenson Patterson. Situazione convinta di Vladimir Putin. Ce l'aspettavamo dopo tutto. Questo colpo l'ha sentito Scorpion, sta vistosamente sanguinando. Prova a chiudere l'incontro. Più Putin, no, nulla di fatto. Ancora si rialza Scorpion. He's playing with him now. Tag team competition takes un buon momento back per Russian Combo. Però Putin sembra già essere stanco. A terra Scorpion. That slam just brought this entire arena adesso lo trascina al centro del ring. Forse vuole chiudere l'incontro. Credo sia ancora troppo presto. Intervento di Sub-Zero. Adesso viene scaraventato da Putin. Costretto a uscire, invitato cortesemente da Putin ad abbandonare il ring. Intanto Scorpion ancora a terra, non si alza. Sembra un sacco di merda. Ancora un altro colpo al volto, già sanguinante. Scorpion in difficoltà. Sì, se non tutti sanno che sotto la maschera Scorpion in realtà non ha nulla, un teschio. Sta scena. Putin sembra stordito. Scuote la testa, ma reagisce. Oh my god, la combinazione di tre colpi liscio e chiusura. Scorpion ancora questa, sta caricando ancora quell'attacco che non è riuscito prima. Vediamo se esce adesso. Sì, un gancio dall'alto, famoso pugno di lato di Scorpion. Putin è veramente in difficoltà. La Shamboy è lì che non può fare nulla. Si tuffa con la testa sul ventre. Uno, due. Si scende ancora Putin. Non è ancora finita. Ancora è fresco. Si mette male. Si mette male per Putin. Si lancia letteralmente per chiedere la collaborazione di Shamboy. Si scambiano anche i campioni di Mortal Kombat. Entra Sub-Zero. La Shamboy subito una serie di attacchi. Caccione. It took two, but it looks like that one should do the trick. Uh-oh. Slam con la faccia. Prova a chiudere, ma non credo sia ancora arrivato il momento. Interviene Scorpion questa volta. Putin è ancora fuori. Si vendica. Shamboy colpisce Scorpion. Adesso potrebbe essere un buon momento per chiudere l'incontro, perché lo stesso Scorpion che è stato buttato fuori ci metterà sicuramente tempo a tornare a bordo ring. Quindi se Shamboy riuscisse a concretizzare un count potrebbe chiudere, ma reagisce Sub-Zero. Colpo, può sollevarlo, è pesantissimo, ma lo stende letteralmente. Ancora in sequenza, un'altra, e ancora vediamo se riesce a fare la terza. Shamboy questa volta, Gesù Cristo, ancora un altro colpo al volto. Trozzarlo letteralmente. Shamboy veramente messo le strette. Arriviamo sicuramente alla fine dell'incontro. Prova a chiuderlo. Si svincola. Questo di farsi male, Shamboy. Definitely not where you want to be right now. Gotta find a way to get out of this, Michael. Aia. Si mette male. Lotta talento genovese. Non riesce a raggiungere il proprio angolo e chiedere l'aiuto a Putin. Shamboy a terra. Sub-Zero prova a sollevarlo ancora. Un'altra combinazione a tre, un'altra combinazione a tre. Chiamato a uno sforzo sull'umano Sub-Zero che continua. Ancora. Attenzione. Attenzione, uno, due. Interviene Putin. Putin adesso afferrato da Scorpion. Ancora Scorpion, ancora una sequenza a tre.
incredibile. Russian Combo stanno subendo letteralmente. Attenzione. Purtroppo questa seconda parte del tabellone non sta dando risultati positivi per il Mountain Ball, guys. Sub-Zero potrebbe chiudere l'incontro. 1, 2, 3, finisce. Vinco noi. Mortal Kombat Clan eliminano Russian Combo. Male, male i Servacava Clan contro Golden Balls per Ronaldo e Messi, che vincono contro Drag Train e Geralt di Rivia per squalifica per un errore di valutazione del tempo giocato all'esterno del ring. L'errore di Drag Train permette il passaggio di Golden Ball. Adesso Scorpion e Sub-Zero che letteralmente annientano Russian Combo. E si delineano adesso le semifinali, le due semifinali. Andiamo subito a vedere le due semifinali, che saranno Pass and Bots e Dart 5 Stars, con, e la seconda è The Golden Balls contro i MK Clan. Meno male sì che ci sono Pass Bots e Dart 5S. La prima semifinale simulata la simuleremo, perché non ce ne frega un cazzo, e andranno in finale i, ovviamente, Mortal Kombat Clan. Quindi adesso i vincitori tra Pass and Bots e Dart 5S saranno i finalisti che incontreranno i due talenti di Mortal Kombat. E per questa sera è tutto.